Buongiorno a tutti, da Lupetto Zonzolante. Oggi è il 22 gennaio del 2013, siamo a Campobasso, sul piazzale del castello Monforte, il castello che sovrasta la città di Campobasso. Un po' di storia: questo castello denominato Monforte perché alcuni autori ne attribuiscono l'edificazione nel 1459 al conte Nicola II dei Monforte Gambateso, detto Cola, mentre per altri il castello è di origine normanna, costruito in pietra in sostituzione di una torre lignea longobarda. Quel che è certo è che Cola Monforte si occupò della sua ristrutturazione, avvenuta dopo il terremoto del 1456. Fu allora probabilmente che fece abbattere le case ancora esistenti sulla sommità del colle, lasciando soltanto le chiese e spostando l'abitato più in basso, rendendo di fatto la parte alta una cittadella militare ben difesa. La famiglia Monforte infatti fu feudataria di Campobasso dal XIV secolo e alla loro famiglia appartiene lo stemma, una croce accantonata da quattro rose che si trova nella chiave del portale originario. Il castello sorge con una pianta quadrangolare sulla roccia calcarea del monte, si erge a scarpata, con dei torrioni circolari posti agli spigoli e con una grande torre rettangolare, un mastio. Ad oggi l'unico ingresso praticabile è il vecchio ingresso secondario, aperto sul piazzale, che è appunto questo qui. Anche stazione meteorologica, infatti le temperature della città di Campobasso vengono rilevate appunto qui, quelle che comunemente possiamo conoscere dalle previsioni meteo in TV. Direi di fare una ripresa da tutti i lati del castello. Magari ne spieghiamo un po' di storia. Il castello posto dal lato della strada d'accesso al piazzale, appunto, che è questa qui. Al termine di questa strada c'è il piazzale col castello. Notiamo che le finestre sono poche e quadrate e sono poste a una distanza uguale l'una dall'altra. Guardate come terminano le mura nella parte superiore. Questo castello è stato costruito e poi restaurato anche per scopi militari. Esso si collegava a mura di circonvallazione, lungo cui correvano dei piccoli fortilizi ed altre opere unite fra loro a formare un solo corpo a sistema di difesa, formato da una doppia fila di mura poste a una distanza di 4 metri l'una dall'altra e costituita da una parte superiore detta a portico, entro il cui spazio si snodava il cammino di ronda e una parte inferiore il supportico, destinata agli spostamenti dei soldati. Ora ci spostiamo verso il lato del castello dove una volta c'era l'ingresso principale con il ponte levatoio. Ed ecco che tramite questo piccolo sentiero siamo arrivati nella parte del castello posta ad oriente, che è appunto questa, e qui una volta c'era il ponte levatoio. Questo era un fossato, deduco, tutto qui era ricolmo d'acqua, e da qui c'era l'ingresso. Come detto, l'ingresso era rivolto ad oriente, alla città sottostante, era staccato dal suolo da un fossato artificiale secco, quindi non vi era acqua, sul quale anticamente scendeva il ponte levatoio. Con la caduta e la messa al bando del conte Cola, l'ingresso fu murato. Queste sono le torri poste ai lati, una delle torri poste ai lati del castello. Addentriamoci un po' nel fossato, quel che una volta era il fossato. Era secco, quindi
Il fossato non era annacquato. Molto carino qui. Merita una visita. Vediamo cosa si vede dall'interno. All'interno delle torri. Praticamente una cancellata semiaperta. Ricordo che tanti anni fa qui c'erano dei documenti letteralmente buttati a terra, adesso li avranno tolti. Passa la città di Campobasso, questo castello, e tramite questo sentiero è possibile, anche se dovrebbero pulirlo un po' e dargli una sistemata, è possibile girare a 360 gradi intorno al castello. Facciamo il giro, lo inquadriamo anche dall'ultimo lato rimanente. Questa è l'ultimo lato, se ne scorge solo una piccola parte. Quello che abbiamo dimenticato di dire precedentemente è che in seguito, in pieno periodo aragonese, fu aumentato il numero delle porte inserite nell'ultima cinta muraria, che raggiunsero il numero di 6. Una o due torri erano situate ai lati delle porte per una migliore sorveglianza. L'ultima cinta muraria si snodava lungo le attuali strade, via Marconi, via Orefici e viale del Castello, ricollegandosi alla parte alta della città e del castello. Precedentemente parlavamo che erano state lasciate sulla sommità del colle le chiese e l'abitato era stato spostato verso il basso. Questa è appunto la chiesa di Santa Maria Maggiore, il campanile, la parte posteriore praticamente. Qui una volta c'era il convento dei Cappuccini. Molto probabilmente adesso è disabitato, non lo so. E questa qui è la parte anteriore della chiesa di Santa Maria Maggiore. Prima avevamo visto la parte posteriore. Di fronte c'è il castello. Adesso entreremo nel castello. Visiteremo prima la parte bassa, sulla parte sinistra, appena dopo l'ingresso c'è un sacrario. Ed è dal 1937 che c'è questo sacrario in onore ai caduti della Grande Guerra. Vedremo, subito dopo varcato appunto l'ingresso, che c'è un grande piazzale su cui affaccia appunto quel che era una volta il principale con il ponte Oratorio. Poi visiteremo la parte superiore. Questo è il piazzale.
sacrario con i caduti della prima guerra mondiale e della seconda. Ora usciremo e andremo a visitare la parte superiore del castello. C'era il fossato ed era l'accesso principale. Da notare che lungo le mura si nota prima di tutto la finestra dove vi era il servizio di guardia, dove era possibile sparare, diciamo, tramite la fessura, ma si notano lungo le pareti sia i piani, che adesso non ci sono più, che le scale. Ora, sotto questa bella pioggia, andremo al piano superiore. Andiamo, incamminiamoci. Qui è possibile accedere al terrazzo del castello tramite questa scalinata. Da notare sul lato delle mura ci sono queste fessure dove una volta i soldati, tramite non pochi sacrifici, riuscivano a sparare per allontanare il nemico. Tutto restaurato, illuminato. L'ingresso è gratuito, eh? Chiunque volesse venire a visitare il castello Monforte non dovrà cacciare neanche un centesimo. Qui c'è un'altra finestra. È iniziato a piovere e fa anche freddo, tutto in diretta. Questa è l'ultima tratta della scalinata che ci porterà appunto sul terrazzo, dove troveremo anche la stazione meteorologica dell'aeronautica militare. Siamo a 870 metri sul livello del mare. Eccoci qui. Qui ha sede la stazione meteorologica, come potete ben vedere, dell'aeronautica militare, ed è quella torretta che avevamo visto precedentemente dalla parte inferiore. Nel XVII secolo il castello restò disabitato, poi nel XIX secolo venne usato come camposanto provvisorio. Mentre nel 1858, in una valutazione dei beni demanisti, il castello venne valutato 64 ducati e dopo trattative venne acquistato dal governo il 18 ottobre 1861 per 460 ducati. Ecco. Questa è la parte superiore del castello Monforte.
piazzale che vedevamo prima. Le finestre. Evidentemente c'erano più piani in questo piazzale una volta. Qui c'era la ronda su questo corridoio, molto probabilmente. E qui c'era la scalinata che portava appunto. Guardate, questo è quel che resta della scalinata che portava sul corridoio. Un'occhiata alla stazione meteorologica con il parafulmine. Ma sembra affascinato sto parafulmine messo qua sopra, ma non è più possibile accedere lungo le mura, infatti è stato chiuso. Probabilmente una volta. Ah no, questa è la parte superiore, no, qui è sempre stato chiuso, giustamente non ci si saliva neanche da prima. Stavo sbagliando, hanno recintato qui. Scendiamo la scalinata. San Giovannello è questa qui. Allora dovete sapere che nella parte inferiore del castello una volta c'erano le carceri. Si vocifera che ci sia un passaggio sotterraneo che va appunto dal castello alla collina di San Giovannello, però non so se sia mistero sta cosa, o sia un mistero se effettivamente esista. È parte della città di Campobasso. Dicevamo, nella parte inferiore c'erano le carceri. Dal 1573 venne adoperato, diciamo, come carcere dell'audio, perché ho un vento che è fortissimo. Questa è la chiesa San Giorgio e San Bartolomeo. Questa qui è la collina Monforte. Questo è Campobasso, parte di Campobasso. Sullo sfondo c'è Ferrazzano, il paese di Ferrazzano. Questo qui, e qui c'è la parte dove c'è il nuovo ospedale Tardarelli, e da qui nelle giornate dove c'è visibilità si riesce a vedere il Matese, che ora è innevato. Su quest'altro lato invece abbiamo paese sullo sfondo di Oratino. Questo qui, Oratino. Beh, direi che la visita al castello è terminata. Speriamo possa invogliarvi a visitarlo, magari quando venite a Campobasso, perché no? È visibile da tutta la città il castello, sulla collina, che lo potete visitare gratuitamente. ...360 gradi... visuale. Ok, dalla terrazza del castello Monforte di Campobasso, Lupetto Zonzolante vi saluta e grazie per la visita.